Da oggi studiare la storia dell'arte sarà semplice e divertente. Parola di Ombretta. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, un video che volevo fare da un'infinità di tempo, ragazzi. È assurdo che su Arte per te fino a oggi non ci sia stato un video su come studiare in maniera semplice, efficace, intuitiva, in maniera veramente giusta la storia dell'arte. Il metodo che ho scoperto andando all'università e quindi imparando uno studio universitario, cioè uno studio fatto di molti molti libri e quindi la necessità di memorizzare tanto, e che poi ho consolidato nella mia esperienza di insegnante trasmettendola a moltissimi dei miei studenti. È un metodo molto importante e molto semplice perché sviluppa non soltanto la memoria delle opere d'arte, ma sviluppa soprattutto uno spirito critico, autonomo e indipendente necessario per lo studio della storia dell'arte in maniera efficace e soprattutto duratura nella memoria. E allora cominciamo subito, prendiamo un testo, io qua ho il mio testo di scuola, l'adorno, forse non lo fanno neanche più, era un bellissimo testo, molto discorsivo, se lo trovate nelle bancarelle dell'usato compratelo, perché questo insieme all'Argan erano i due testi principe della storia dell'arte dal punto di vista liceale, che facevano capire in maniera totale l'andamento della storia dell'arte non sprecando, tra virgolette, sprecando troppe parole. Lui era più umanista e discorsivo, l'Argan invece era maggiormente critico. Quindi cosa facevo io? Prima studiavo questo e poi passavo a quello quando volevo approfondire. Adesso andiamo. A chi è dedicato questo video? Ai ragazzi che si stanno accingendo a studiare per gli esami di maturità, a tutte le persone che vogliono finalmente avere una visione della storia dell'arte unitaria, completa, indipendente dal testo e soprattutto che si sia propria ed efficace, una cultura insita che prescinda anche la conoscenza del singolo autore, ma che ci faccia fruire pienamente di una qualunque opera d'arte quando la osserviamo. Perché questo è importante nella storia dell'arte: capire, comprendere, recepire il messaggio figurativo e o pittorico. E allora, come si fa? Andiamo subito al pratico. Non voglio che sia un video lungo e tedioso, perché il metodo è semplicissimo e dovrete sperimentarlo voi. Ogni libro è diviso per periodi storici. Più o meno le divisioni dei periodi storici in merito alle date sono uniformate tra tutti i testi di studio. Voi cosa dovete fare? Per esempio, l'arte greca. Ci siamo? Il primo paragrafo è il paragrafo introduttivo, è quello che racconta lo sviluppo, la nascita, l'evolversi e la storia di un periodo, e ingloba all'interno di quel periodo anche la nascita, lo sviluppo, la storia dell'arte di quel periodo. Sarà l'unico capitolo in quasi tutti i testi ad essere senza immagini. Guardate, vi faccio vedere con l'adorno. 1 2, le immagini cominciano dopo 4 facciate, diciamo così. Perché? Perché il primo capitolo, il primo paragrafo, molto prima del secondo, dove poi si differenziano i periodi in sottoperiodi, il primo paragrafo è il paragrafo che riassume quello che succede nell'epoca. È il paragrafo di inquadramento storico-artistico, per intenderci. Ci dice il periodo storico, cosa sta accadendo per sommi capi e soprattutto come si è sviluppato e come ha attecchito un determinato tipo di arte piuttosto che un altro in quel periodo, in quel territorio.
Letto questo e fatto proprio, quindi cercato di capire questo, abbandoniamo il testo e passiamo subito alle immagini. Allora, fatto ciò, iniziano le immagini, che nel mio caso sono immagini di templi vari e di costruzioni architettoniche tipiche del mondo greco. Io non devo fare altro, ma che nell'impressionismo possono essere immagini di quadri, o in un altro periodo come il Rinascimento possono essere affreschi, quadri, pale d'altare, insomma tutto quello che propone la storia dell'arte dell'epoca. Voi cosa dovete fare? Dovete sfogliare il libro e attenzionare le immagini singolarmente, coprendo la didascalia. Non dovete avere nessun suggerimento da parte del libro, dovete soltanto osservare l'immagine e appuntare su un foglio tutto ciò che notate essere attinente con quello che vi ha spiegato il capitolo introduttivo, il capitolo di inquadramento storico-artistico. Qualunque connotazione figurativa e pittorica voi potete riscontrare, ad esempio, fu un periodo pieno di guerre e nel quadro è dipinta una guerra, oppure fu un periodo molto rigoroso e nel quadro sono dipinti, il dipinto è fatto con colori rigorosi, linearità ben con estreme linearità e via discorrendo, tutto questo dovrete appuntarlo sul foglio. Dopodiché, dopo aver trovato nell'immagine quello che vi ha suggerito il libro in quel piccolo paragrafetto, cominciate ad elaborare una critica del dipinto o dell'opera d'arte. Quindi, sempre su quel foglio, che sarà la scheda tecnica del vostro dipinto a quel punto, dovete inserire una serie, che può essere anche mentale, anche se io nei primi tempi vi consiglio di farla scritta, dovete inserire una serie di connotazioni di note personali, tutto quello che desta la vostra attenzione, la ritmicità dell'opera, la cromia dell'opera, se vi procura un qualche disturbo nel guardare, nell'osservazione, se vi risulta palese il messaggio o se il messaggio risulta criptato, se riuscite a capire ciò di cui parla, se riuscite a capire l'argomento o l'episodio, se riuscite a intravedere legami, citazioni con altri dipinti di epoche precedenti o posteriori, tutto questo scrivetelo o mettetelo bene in mente e andate avanti così, immagine dopo immagine, in quel periodo storico, a individuare i tratti che caratterizzano il periodo dettati dal primo paragrafo e tutto quello che notate che desta la vostra attenzione. Naturalmente cercate di descrivere il quadro. Come si analizza un'opera d'arte? Un'opera d'arte, parliamo dei quadri per esempio, un quadro altro non è che un racconto di qualcosa, un racconto come nella narrativa è fatto di periodi, di frasi, di soggetti, di predicati e di complementi, e proprio queste cose noi dobbiamo individuare all'interno dell'opera d'arte. Anche quando siamo interrogati, quando ci viene, noi interrogati dalla professoressa per forza, ma quando si parla di un'opera d'arte il punto va focalizzato su quello che è il messaggio globale, quindi il periodo. Dopodiché si scende nella frase, quindi la citazione che ha quel frangente di opera, e quindi all'interno di quel frangente di opera si va a cercare chi è il soggetto. Trovati il soggetto, si analizzano il predicato verbale, che è l'azione che sta compiendo quel soggetto in quel quadro, quindi analizzata l'azione del soggetto si vanno ad analizzare i complementi, un po' come si fa nell'analisi logica dell'italiano, no? Riportandola a un tessuto scolastico magari più conosciuto da tutti, più praticato da tutti. A quel punto abbiamo scorporato il quadro in tantissimi frangenti, abbiamo i complementi. Quali sono i complementi? Innanzitutto tutto quello che è dato dallo sfondo, dai personaggi secondari, dall'arredo magari che c'è nel quadro, oppure dalla cromia, se è una cromia un po' particolare o troppo bassa o troppo alta nei toni, dall'andamento più o meno ritmico della composizione, tutto quello che è complementare, che complementa l'opera d'arte. Bene, una volta che si è fatta un'analisi personale di questo tipo, state tranquilli che tutto quello che leggerete
troverete dopo nel libro, sarà un qualcosa che voi avete già vissuto. Ed è a questo punto, dopo che avete analizzato le opere del vostro testo, che dovrete iniziare a leggere i capitoli successivi. Leggendo scorgerete tantissime cose uguali a quelle che avete notato voi. La storia dell'arte nei libri altro non è che un'interpretazione critica delle opere d'arte fatte da altri uomini. Sì, erano uomini coltissimi, storici dell'arte, ma pur sempre siamo uomini e la storia dell'arte è fatta da uomini, i pittori sono uomini che indirizzano un messaggio ad altri uomini. E se sono pittori molto bravi come quelli che transitano nei nostri libri di storia dell'arte, state tranquilli che il messaggio in qualche maniera arriverà sia al coltissimo, che potrà coglierne sfumature infinite, che al meno acculturato, il quale potrà invece trarne quelli che sono i messaggi principali che l'autore ha voluto lanciare. Cosa succederà leggendo i capitoli successivi? Che vi ritroverete nelle parole che andate a leggere e quindi la lettura del vostro testo non sarà più una lettura verso l'ignoto, dove dovrete apprendere da quelle parole sterili e alzare ogni 5 minuti lo sguardo per andare a confrontare con l'immagine, e già questo desta molta distrazione, ma sarà un conversare con l'autore, un ritrovarsi nelle sue parole e un sorprendersi quando lui ci farà notare qualcosa che a noi era sfuggito e che, raccontato dalle sue parole, in virtù di una grande osservazione avvenuta prima, ci sembrerà ovvio e direte: ma come ho fatto a non pensarci? Bene, tutto questo annuire e sorprenderci dalle parole dell'autore porterà all'incamerazione di concetti come propri, come formulati da noi e non appresi perché ce li ha detti qualcun altro. Ci porterà all'esperienza dell'arte, ci farà studiare la storia dell'arte come un'esperienza vissuta e non come la pappa pronta data che c'è a chi piace e c'è invece a chi proprio non piace. La storia dell'arte non può non piacere, e qui non pecco di presunzione, perché la storia dell'arte è la componente fondamentale del substrato culturale di ognuno di noi. È un racconto per figuratività. Che la figuratività sia una statua, un affresco o un quadro, è un racconto per immagini. È come se fosse un fumetto di altissimo livello e non può non piacere, perché tutt'oggi, se noi vogliamo apprendere qualcosa del nostro passato più remoto, pensiamo agli uomini delle caverne, l'unico modo che ci ha permesso di conoscere le loro abitudini è interpretare i loro graffiti sulle caverne. Così come se a una persona che ci appare estremamente sciocca, ma estremamente sciocca, vogliamo far per forza capire qualcosa, intercaliamo con quella simpaticissima frase che dice: ma che, lo vuoi fatto un disegnino per capire? E allora vuol dire che il disegnino, che nel caso della storia dell'arte è molto molto di più, quanto di più facile esista per far veicolare un concetto. Ed è assurdo che una materia che è fatta per essere tra virgolette facile risulti così ostica, oscura per tante persone. La storia dell'arte è facile. È facile se vi metterete voi ad interpretarla, dopodiché nascerà una discussione frontale tra voi e l'autore del libro e vi accorgerete di notare tante cose che nel libro, che in quel testo non ci sono scritte, ma che se poi prendete un altro testo troverete, perché ogni autore fa la sua interpretazione dell'opera d'arte. Per questo esistono tanti testi, perché ci sono tante linee interpretative, e per questo esiste l'approfondimento e la voglia di approfondire, per cercare chi ti dà ragione in quella cordata piuttosto che no. E allora è per questo che nasce la voglia di conoscenza, perché si sa come, perché finalmente si scopre il gusto della cultura, che non deve essere un qualcosa che ci viene fornita così asetticamente: leggi e impara, leggi quelle parole e confrontale col quadro. No, non c'è nulla di più sbagliato. Il modo ideale per imparare la storia dell'arte è cominciare a interpretarla da sé e poi, dalle parole dell'autore, leggendo quindi successivamente all'osservazione delle opere d'arte, dalle parole dell'autore, evincere se si è avuto ragione nell'interpretazione, cosa si è azzeccato e da cosa non
non si è stati colti. Vedrete, col passare dei giorni, utilizzando questo metodo, affinerete sempre di più la vostra capacità interpretativa. Diverrete uno studente critico della storia dell'arte e non uno studente passivo che ripete a memoria una lezione che non è la sua. La storia dell'arte non può essere ripetuta mnemonicamente. La storia dell'arte deve essere conosciuta e vi dirò di più. Con questo metodo potreste, se siete studenti, risolvere tantissimi problemi, perché per esempio tutti i libri di storia, di filosofia, sono corredati da immagini che quasi sempre sono opere d'arte. Se uno riesce a interpretare le opere d'arte tramite memoria visiva, riesce anche a inquadrare il periodo storico e riesce in qualche maniera a dire quelle quattro parole al professore qualora fosse impreparato. La storia dell'arte è il veicolo più grande della cultura, ci insegna a porci in modo aperto davanti all'osservazione. È impensabile credere che sia giusto interpretare un dipinto semplicemente affidandoci alle parole di un autore. E allora, o una persona prende subito 15 testi, li pone sul tavolo e li legge, li fagogita uno di seguito all'altro per ogni opera d'arte, oppure impara a creare la propria storia dell'arte e poi, una volta fatto questo, a confrontarla con l'autore del testo. Questo metodo è anche ottimo per i parallelismi storici. Ricordiamo che la storia dell'arte è fatta di consecutio temporum, cioè un susseguirsi di periodi storici allacciati gli uni agli altri, che per convenzione vengono circoscritti in periodi, ma che non sono delle sfere estranee l'una all'altra, ma che sono, immaginate, una maglia di eventi concatenati. Ci sarà un momento in cui questo evento sarà concatenato a questo, in questo frangente, e in questo frangente troverete parti di questo elemento e parti di quest'altro elemento, e dovete essere in grado di riconoscere i singoli momenti dell'uno e dell'altro, o i momenti di fusione dell'uno dell'altro, o gli accenni di nascita e di termine dell'uno e dell'altro. E l'unico modo per farlo è educare lo spirito critico. Quindi l'unico modo giusto per imparare la storia dell'arte è imparare ad essere critici delle opere d'arte, con osservazione, divertimento, scrivendo anche l'impensabile, anche le cose più assurde. Vi divertirete un sacco a guardare la storia dell'arte così. Io ho visto tante volte interpretare da gente che neanche lo sapeva la storia dell'arte in maniera meravigliosa, magari sbeffeggiando un'opera d'arte, magari indicando come grottesco un particolare, ed era proprio quella la chiave di lettura di tutta l'opera che quella persona stava notando senza neanche saperlo. O molte volte ho sentito dire delle icone: ah, che brutte queste immagini, così piatte, così cupe. Ecco, in quel così piatte e in quel così cupo avevano già inquadrato le fondamenta dell'arte bizantina. Se uno scrive "la trovo piatta, cupa" e poi leggendo si rende conto del perché è piatta e del perché è cupa, quei due aggettivi non se li dimenticherà più, perché avrà trovato la giusta chiave di lettura per quell'osservazione giustissima che si era fatta. Basta parlare, se no vi annoio. Adesso promettetemi che guarderete i testi di storia dell'arte sotto diversa luce. Andate, leggete il periodo storico-artistico, quindi sbizzarritevi con l'elemento creativo, e andate a scoprire quanto già siete avvezzi a questa meravigliosa arte dell'interpretazione figurativa. Fatemelo sapere, ragazzi, in bocca al lupo per gli esami. Studiare così, vedrete, sarà divertente e soprattutto utile, e queste nozioni rimarranno per sempre con voi come cultura autentica e non come parole ripetute a pappagallo. Studiamo per noi stessi, non studiamo per rendere i professori fessi, e noi ci ritroviamo sempre qui per il prossimo video. Se questo video vi è piaciuto, però, mi raccomando, regalatemi un pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook, e così i contenuti di Arte per Te, se li riterrete meritevoli, avranno un più ampio respiro. Io vi ringrazierò sempre se vorrete aiutarmi a diffondere questa meravigliosa disciplina che è la storia dell'arte. Vi do appuntamento sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta, e naturalmente vi do appuntamento qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!